prima volta nella storia della Chiesa, una beata viene proclamata santa all'esterno della Basilica, sulla piazza di San Pietro. Prima di notte, questa suora potrà invocare nelle litanie dei santi il nome di sua sorella, Maria Goretti. Dalla Scala Regia è uscita la processione. Il canto delle litanie si è spento sul clangore delle tube d'argento e il Papa è apparso sulla sedia gestatoria. Indossa il piviale rosso sotto la mitra. Benedice lungo il tragitto i 300.000 fedeli accorsi a venerare per primi la testimone dell'innocenza fanciullesca esaltata nel martirio. Il trono è eretto davanti alla porta di San Pietro sotto un baldacchino rosso, sormontato da tende di velluto cremisi. Dopo di aver ricevuto l'obbedienza dei cardinali, Pio XII siede sul trono. Dalla loggia del maggiordomato il Presidente della Repubblica assiste alla canonizzazione della bambina d'Italia. Ferriere di Conca, estate 1902. Maria subì il martirio, 14 ferite e in punto di morte le parole del vero amore. Gli perdono, voglio che venga con me in paradiso. Nella tribuna della postulazione i due fratelli. Angelo riporterà in America dove risiede da 30 anni l'immagine di una santa, figlia di mamma sua. Ecco la mamma sua, a una finestra del Vaticano. Non danno più lacrime quegli occhi che ne hanno sparse tante. Ora guardano. Un giorno Assunta Goretti si inginocchiò presso una culla e con tenera gioia di madre disse «Mariettina Santa». Ora può inginocchiarsi davanti a un altare e ripetere «Mariettina Santa». Sarà ancora la sua bambina, questa santa.